un presidente che io ho amato molto, Carlo Azeglio Ciampi, e la signora Franca, che mi invitavano ai ricevimenti nei giardini del Quirinale. Carlo, diglielo al signor Gerry che le sai tutte, se viene lì il presidente mi frega. Dall'operaio al presidente della Repubblica, quando sono a casa le sanno tutte. E allora, per giustificare il fatto che non si può venire a Crema solo per mangiare, ogni tanto vengo trascinato in anche contesti intellettuali, ossia cibo per l'anima, diciamo. Sì, il futuro della televisione è un po' come chiederti il futuro dei giornali o della politica o dello sport. Io ritengo che ciascuno di questi settori abbia una grossa problematica di fondo. Di pensare e di parlare del futuro senza curarsi del presente e assolutamente dimenticando il passato, lo dico soprattutto ai più giovani, quindi, perché siamo pieni di gente entusiasta, anche un po' chiassosa, che pensa di fare il futuro e non sa neanche quello che è successo ieri o l'altro ieri. Già partendo da lì è una bella partenza, poi ci metti sopra un tortello di crema e sei a posto. Io ho letto la circolare. 19 gradi consigliati per i condomini, anche per gli uffici pubblici, con una tolleranza di 2. Vabbè, già se fai 19 più 2 vai a 21, se io vado in una casa che c'è 21 con calda la Madonna. Quindi, allora, conoscendo noi italiani, dovevi dare 17 come limite con una tolleranza a 19. Siamo cresciuti con le feste che ci ricordavano tutti gli anni i nostri nonni morti nelle guerre, tutte le battaglie che abbiamo dovuto fare per conquistare la nostra identità di Repubblica, la nostra libertà. Io penso che nessuno, proprio nessuno, delle persone che sono in questa stanza avrebbero pensato di poter rivivere le immagini della guerra che ci vengono mandate ogni giorno nelle nostre case. Adesso dove li vanno a prendere? Dai telegiornali vedete le fidanzate piangere, le mamme piangere, le fidanzate gridare, le mamme gridare, e forse arriverà da loro l'urlo che metterà fine a questo scempio qua. Però i miei luoghi sono molto simili ai vostri luoghi, quindi una importante campagna attorno con il latte, con i formaggi, con i sapori buoni che noi amiamo, una grande identità, diciamo. E mi fa piacere che poi di volta in volta vengano riscoperte. Nel caso di Crema è stato un film internazionale che l'ha riportato sotto ai riflettori del mondo. Una delle cose da non farsi mancare da queste parti è una bella camminata, magari quando cominciano le prime giornate fresche, con un po' di nebbia nelle vie del centro, nelle viette, sotto i portici, ecco, quella è la Crema che mi piace. Pensavamo non fosse possibile che accadessero pandemie come avevamo letto nei libri, nei romanzi, del Manzoni, come avevamo visto al cinema. Io ho avuto un'esperienza diretta dove sapevo che se andavo di là da quel vetro liso le cose cambiavano. La guerra, l'ambiente, eccetera, sono piuttosto pessimista. Invece sono assolutamente convinto che la ricerca fatta in questo modo in tutto il mondo ci verrà incontro e ci risolverà un sacco di cose. Io ci voglio credere e quando posso fare qualcosa per queste persone lo faccio. Lo faccio perché ci voglio credere. La frase che dico spesso al pubblico che viene a trovarmi, mi porta cesti, eccetera, vi porterò nel mio cuore e nelle mie analisi del sangue. Grazie. Grazie del cuore.